speciale Fantacalcio. Eccoci con un nuovo appuntamento con speciale Fantacalcio a cura del nostro Ciro Gaipa. Vai con la top 11. Eh sì, top 11 di questa 35esima giornata di Serie A. Ho avuto un po' di fatica, insomma, a sfilarla oggi. Sono partite un po' incerte questa settimana, però devo dire che nell'ultima top 11 abbiamo fatto 3 gol, non so pochi, doppietta di Dybala e gol di Maccarone, quindi abbiamo comunque centrato un bel tridente d'attacco. Peccato non aver inserito Mertens e Gabbiadini, però insomma non era prevedibile un esploit di questo genere del Napoli. Comunque noi siamo contenti. Top 11 di questa settimana che abbiamo voluto anche incentrare su due sfide in particolare, cioè Roma-Napoli e Fiorentina-Juventus a centrocampo, perché il centrocampo veramente insomma racchiude queste due sfide. Però partiamo dalla difesa e dal portiere, chiaramente Handanovic tra i pali, difesa 3 con Miranda, Acerbi e Rugani. A centrocampo appunto Roma-Napoli con Hamsik e Nainggolan e Fiorentina-Juventus con Pogba e Borja Valero. Tridente offensivo con Dybala, il rientrante Gonzalo Higuaín e la scommessa Berardi, che ha sbagliato un rigore nell'ultimo turno, un altro pesante. Secondo me si rifarà contro il Torino. E quindi questa è la nostra top 11 di questa settimana, ricordando appunto che Handanovic e Miranda giocheranno in Inter Udinese. Quindi insomma crediamo insomma che la porta dell'Inter possa restare inviolata e Miranda possa fare una grande prestazione. Abbiamo voluto premiare ancora Acerbi, che sta disputando una grande stagione con il Sassuolo. Sì. Rugani, che è la novità di questa Juventus, che sta facendo molto bene. A Firenze sarà la prova del 9 per lui. Se supera anche quella, potrà sicuramente giocare titolare nella prossima stagione, anche perché Chiellini sta avendo molti acciacchi. Centrocampo veramente abbiamo voluto rischiare, perché nei big match di solito questi giocatori non si rischiano, noi li abbiamo voluti rischiare. Quindi Hamsik, Nainggolan si sfideranno a centrocampo in Roma-Napoli, Pogba e Borja Valero si sfideranno a centrocampo in Fiorentina-Juventus, e poi questo magico tridente di Dybala, Higuaín, Berardi, che insomma farebbe le fortune di tante squadre. Decisamente sì, così come anche il centrocampo che è di grande qualità.